Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ho deciso di girare un book tag perché qualche giorno fa vi chiesi su Instagram quali erano dei video, insomma, che eravate interessati a vedere riguardo, insomma, sulla tematica libri, e il book tag è stato qualcosa che è saltato fuori diverse volte. Quindi, dato che piace anche a me girare dei book tag, oggi ne ho cercato uno nuovo che non avessi ancora fatto per poterlo portare qui sul canale e avere l'occasione di parlarvi anche di tanti bei libri. Quello di oggi si chiama Sei un lettore maleducato? Ed ha delle domande veramente molto carine. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che uscirò un mio nuovo video, e se non lo fate già di seguirmi su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! Prima domanda: orecchie alle pagine, un libro che ti ha fatto svisionare ad ogni pagina. Allora, partiamo col dire che io non so che cosa significhi svisionare, quindi non sapevo bene come rispondere a questa domanda. Io l'ho interpretato come un libro che mi abbia sorpresa ad ogni pagina. Per rispondere a questa domanda, quindi, ho deciso di nominare Conversazioni con Dio, un dialogo fuori dal comune di Neil Donald Walsh. In questo libro l'autore, c'è una mosca che gira, sì, in questo libro l'autore trascrive effettivamente una conversazione che ha avuto con Dio, nel senso che lui si è trovato ad un certo punto della sua vita ad avere delle domande. Ha trascritto queste domande su un quaderno e dice di aver ricevuto, diciamo, le risposte direttamente da Dio, quindi di aver sentito la sua mano e la sua penna venire guidati da qualcosa di superiore nella stesura delle varie risposte. Mi è piaciuto tantissimo perché l'ho trovato interessante. Per la prima volta viene svincolato Dio da tutti quei paradigmi, quei dogmi delle varie religioni, quindi da quelle mura che lo descrivono in maniera molto precisa, e rende Dio una figura molto più libera e molto più vicina a quella che anche io credo sia la sua vera natura. Quindi un Dio che sprona, un Dio che crede nell'uomo che ha creato, un Dio che spinge le sue creature a tirar fuori la sua parte, la loro parte divina, per realizzare qualsiasi cosa loro vogliano. Ho trovato grande ispirazione quindi in questo libro, mi ha fatto svisionare ad ogni pagina, e ci sono tante sottolineature perché ho trovato delle frasi veramente molto motivanti e che mi hanno, insomma, aiutata anche nel mio percorso di crescita personale. Sottolineature a penna, un libro che hai letto e ti è rimasto impresso per molto tempo. Per questa domanda nomino Una canzone quasi dimenticata di Catherine Webb, un libro che mi ha effettivamente incantata, che ho letto perché mi piaceva la copertina, ammetto, ma che poi mi ha sorpresa talmente tanto che non solo ho ripensato alla storia per tanto tempo, ma l'ho anche consigliato a tantissimi clienti della mia libreria, della libreria che avevo, e tutti coloro che l'hanno comprato poi sono tornati a dirmi quanto gli fosse piaciuto. Domanda 3, salta pagina, un libro che ti annoia. Per questa domanda ho deciso di nominare uno degli ultimi libri che ho letto, Il piano B di Angelo Duro. Mi vergogno anche a far vedere questa copertina con questo dito medio alzato. Comunque, Angelo Duro è questo ragazzo qui, probabilmente lo conoscete, è un comico, è stato anche alle Iene, insomma. A me mio marito in realtà come comico piace, ha una comicità molto particolare e noi, insomma, lo seguiamo volentieri, ecco. Però secondo me come scrittore non è così tanto bravo come lo è invece su un palcoscenico. Questo è un romanzo che fa sorridere, ecco, non è che fa proprio sbellicare dalle risate, però carino, però secondo me la storia, in certe parti della storia sono un po' noiose, nonostante l'idea di base sia anche carina, però secondo me non c'è, si percepisce un po' di immaturità nella scrittura, quindi che non è un vero e proprio scrittore, quindi secondo me poteva essere magari scritto meglio e diventare di conseguenza anche più interessante e meno noiosetto in alcune parti che secondo me sono state un po' allungate. Altra domanda: se nel frattempo mi vedete con gli occhi un po' rossi è perché mentre registravo questo video la bambina è andata via con i nonni. A me manca e quindi quando va via piango un pochino. Comunque, domanda, libraccio, un libro che hai regalato o venduto perché non ti è piaciuto? Allora, per rispondere a questa domanda dico Eleanor Oliphant sta benissimo, un libro che non ho concluso perché mi annoiava. In realtà era anche scritto bene, cioè non è che
la scrittura non mi piacesse, ma semplicemente dopo un po' di pagine mi rendevo conto che non succedeva niente di nuovo, di abbastanza interessante da farmi venire voglia di andare avanti. Quindi ho interrotto la lettura e l'ho regalato a mia sorella, dicendole appunto che a me non era piaciuto tanto, però si sa, ognuno ha i propri gusti, e quindi ho pensato di darlo a lei, e quando avrà tempo lo leggerà, magari, spero, a lei potrà piacere e questo libro insomma troverà una casa. Wikipedia, un libro che avresti voluto leggere sotto forma di riassunto. Per questa domanda non mi uccidete, però è una cosa un po' particolare, vi spiego. Nomino It di Stephen King. Allora, un libro meraviglioso che abbiamo letto con un GDL, mi è piaciuto tantissimo leggerlo, però secondo me, l'ho detto anche nei miei video dove insomma ne parlo in maniera più approfondita, ci sono delle parti veramente molto lunghe. Sappiamo che Stephen King è un autore a cui piace scrivere e descrivere in maniera molto minuziosa, molto dettagliata, però secondo me in questo libro ci sono parti molto molto lunghe dedicate a personaggi minori, quasi inesistenti, a situazioni poco importanti, quindi insomma diciamo che opinione comune all'interno di chi ha partecipato a questo GDL era che alcune parti rallentassero un po' la lettura perché molto minuziose ma forse poco non esageratamente importanti ai fini della storia. Questo non toglie che anche quelle parti fossero scritte molto bene, ma secondo me poteva essere anche un po' più breve di così, perché appunto alcune parti secondo me erano un po' pesanti. Spoiler, un libro che ti è piaciuto talmente tanto da raccontarlo troppo. Per questa domanda nomino un libro che io e la mia mamma abbiamo adorato, ma che non abbiamo più in libreria, non sappiamo dove sia finito, ed è Dobbiamo parlare di Kevin, anche se adesso il titolo non è più questo, ma è E ora parliamo di Kevin, un libro che abbiamo divorato e del quale abbiamo parlato all'infinito, l'abbiamo raccontato a tutti, l'abbiamo suggerito a tutti, consigliato a tutti, perché era veramente un libro coinvolgente, talmente tanto da sentire il bisogno di riparlarne, di analizzare gli avvenimenti, le situazioni, i discorsi dei personaggi, i caratteri, i sentimenti. Ogni pagina ci portava a parlare della storia per ore, un libro meraviglioso che consiglio a tutti. Wishlist, un libro che hai in wishlist da troppo tempo e ancora non hai letto. I libri in wishlist da tanto tempo sono molti, però per questa domanda ho deciso di rispondere con uno che non avevo mai nominato le altre volte, insomma, in cui questo argomento è saltato fuori. The One Memory of Flora Banks di Emily Barr. Questo è un libro in inglese che ho in libreria da tantissimo tempo, la storia di una ragazza che soffre di amnesia, quindi non ricorda niente, non ricorda la sua età, non ricorda gli avvenimenti passati, non ricorda i suoi amici e così via, fino a quando un giorno si scambia un bacio con un ragazzo e il giorno successivo ricorda questo avvenimento, ed è l'unico ricordo che si è impresso nella sua mente da quando insomma ha memoria, per l'appunto. Quindi in realtà è una storia che mi piace anche questo bollino orrendo. È una storia molto intrigante e molto accattivante, ma come sapete se seguite tutti i miei video, ho alcuni libri in inglese che aspettano di essere letti ma che non trovo mai, insomma, diciamo il momento giusto per leggerli, quindi direi che devo sbrigarmi. Che poi adesso mi rendo conto che in wishlist si intende un libro che comunque ancora non ho in casa, ma che è soltanto appunto della lista dei desideri. Però vabbè, io la lista dei desideri non ce l'ho in realtà, mi faccio spingere un po' dall'istinto volta per volta quando faccio gli acquisti, quindi facciamo passare questo libro che è già nella mia libreria, però in realtà è nella lista dei libri da leggere. Acquisto compulsivo, l'ultimo libro che hai comprato. Ultimamente non ho comprato libri, ne ho ricevuti un paio da una casa editrice, però ecco, in ordine di tempo l'ultimo che ho comprato è stato Venuto al mondo di Margaret Mazzantini, che credo sarà la mia prossima lettura, o comunque lo spero, perché ho sentito parlare solo bene di questo libro famosissimo, letto da probabilmente da tutti voi lettori, e quindi insomma spero arrivi prestissimo il suo momento perché sono molto curiosa. Pregiudizio, un libro che non ritenevi all'altezza e invece ti ha stupito. Rispondo con Gli squali di Già
Giacomo Mazzariol. Giacomo Mazzariol è l'autore di Mio fratello rincorre dinosauri, un libro nel quale racconta la sua esperienza di vita con un fratello affetto dalla sindrome di Down e dal quale è stato anche tratto un film molto carino. Ho letto il primo libro, mi è piaciuto, ma secondo me c'era, diciamo, un po' lo zampino del marketing, perché so che l'autore è stato contattato direttamente dalla casa editrice dopo la pubblicazione di un video girato con il fratello, e la casa editrice gli ha proprio chiesto di scrivere un libro su questa tematica. Quindi diciamo che ho avuto la sensazione che il libro fosse stato in realtà rimaneggiato, un po' ricorretto. Mi è stato regalato un altro libro scritto dallo stesso autore, quindi mi aspettavo un livello più basso, ecco, dell'altro. Invece devo dire che il libro mi è piaciuto, come sempre. Non so quanto l'autore poi potrebbe essere stato anche aiutato da una casa editrice che ha forse ricorretto il manoscritto, però devo dire che mentre in Mio fratello rincorre i dinosauri secondo me alcuni punti sembravano scritti da una persona, altri da un'altra, qui lo stile è molto più equilibrato. È un libro che ho letto molto volentieri, ovviamente non voglio togliere niente da Mio fratello rincorre i dinosauri, che è un libro molto bello, che tratta una tematica particolare in maniera diversa e secondo me molto istruttiva. Però ecco, appunto, io su questo libro avevo un po' di dubbi e invece devo dire che è risultato al di sopra delle aspettative. Marchia di caffè sulle pagine, un libro che avresti scritto in modo diverso. Per questa domanda nomino Due figlie e altri animali feroci di Leo Ortolani, libro che mi è stato straconsigliato, amato dalle famiglie adottive che hanno letto questo libro, che parla appunto di adozione, perché Leo Ortolani racconta la sua storia di adozione di due bambine brasiliane, due sorelline brasiliane. Oltretutto riconoscerete le tavole, perché è alternato, no, tra il racconto, sono in realtà lettere e disegni e fumetti, perché lui è Leo Ortolani è il creatore di Ratman. Un libro che quindi io credevo sarebbe stato stupendo, invece non mi ha pienamente convinta. Perché l'avrei scritto in maniera diversa? Perché secondo me la raccolta di queste lettere che lui invia agli amici raccontando che gli avvenimenti, i primi giorni, i primi incontri con le figlie, quindi il periodo di permanenza in Brasile prima di ritornare in Italia come una vera e propria famiglia, cercano di essere simpatiche, ma a me non facevano ridere, quindi ci sono tante battute secondo me non divertenti, anche troppe, e c'è tanta concentrazione su questa comicità, sulla parte comica, no, del diventare genitori, che però secondo me non è la sola da mettere in evidenza, soprattutto quando un libro come questo è destinato a tante famiglie adottive che affrontano anche altri tipi di esperienze. Non dico che si debba parlare sempre soltanto dei problemi e neppure che non sia bello leggere anche delle esperienze positive, però io ripeto, queste lettere a me non risultavano tanto interessanti, c'è questa comicità forzata, ripetitiva, a volte anche troppo lunga, che ha appesantito molto la lettura e quindi non me l'ha fatto amare particolarmente. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, ci saranno un po' di tagli perché questo video è stato registrato in un momento di caos qui in casa, però ce l'ho fatta, sono contenta. Fatemi sapere le vostre risposte alle domande, perché tanto le lascerò giù nell'info box, e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!